Tutti, vai. Nonostante la fitta pioggia, tantissimi cittadini all'inaugurazione e taglio del nastro del Museo San Salvatore, ricavato in una delle più antiche chiese di Pistoia, che riapre dopo 200 anni, diventando la quarta sede espositiva con cui Pistoia Musei porta a compimento il progetto di sistema museale nel cuore della città. Torna a nuova vita grazie al restauro che di fatto la salva, perché era veramente in condizioni molto gravi, ma torna anche con una funzione importante, quella di museo che racconta la storia della città a due passi dal cuore di Pistoia, dalla piazza del Duomo, quindi un recupero ben fatto e soprattutto un nuovo ruolo per questo luogo che è stato veramente chiuso per secoli e è stato nel corso del Novecento fino a pochi anni fa una sorta di magazzino abbandonato a se stesso. Oggi diventa un museo, si inserisce nella rete dei musei della Fondazione e più generale nel SIMUP, che è la rete di tutti i musei della città di Pistoia, quelli comunali, quelli della Fondazione e anche il patrimonio della diocesi. È un recupero, un bel recupero, che prosegue quella bella storia di recuperi che da qualche anno stiamo operando nella città, soprattutto con il contributo della Fondazione ma anche di altri. Ricordo San Leone, per esempio, che è stato recuperato pienamente al gusto, diciamo, alla fruibilità della città. Così ora questa magnifica chiesa che ha tanta storia dalla sua e che racconta molto di Pistoia anche, quindi direi che è stato un recupero che ci fa capire il valore di Pistoia e ci prospetta anche un possibile futuro interessante per chi verrà a visitare questa città e anche per i pistoiesi stessi.